Salve, in questo video voglio solo ringraziarvi per questo traguardo che fino a certa non pensavo di vedere nemmeno col binocolo. Eppure eccoci qui. Negli ultimi 2 mesi il mio canale ha subito un boom pazzesco, anche se probabilmente solo per un video, ovvero questo. Io vi sono comunque infinitamente grato. Per festeggiare questo traguardo ho pensato, cioè, di fare un question and answer, ovvero sotto i commenti mi fanno una domanda e io rispondo in questo video. Non sono proprio tante, però sarò comunque lieto di rispondere. Che cosa ti ha spinto a diventare pooper? E chi sono i tuoi pooper preferiti? Ho iniziato a fare ATP da quando ho aperto il canale, praticamente, intorno al 2017. Un mio caro amico, che io saluto in questo video, mi aveva fatto vedere questo youtuber Mastercast che faceva appunto questo format, l'ATP. Poi da lì ho iniziato a seguire molti altri youtuber che facevano ATP, tra cui anche Asso di Denari, Fredrik Frankenstein, Fire Stewie, eccetera. Mi rendevo conto che fare questo tipo di video, che facevo video da telefono praticamente con Power Director, era abbastanza facile. Oddio, dipende da... All'epoca già me la cavavo abbastanza bene con questo programma. Ci ho messo le mani da parecchio tempo. Poi dopo un po' ho iniziato a fare ATP solo con Sony Vegas, ora che ce l'avevo. E da lì ho iniziato a fare YouTube Poop, comunque, che tuttora faccio e vedo che sto migliorando molto nel farlo, e di questo sono contento. Per i pooper preferiti penso che, se dovessi scegliere, ne prenderei 3. Quelli che mi hanno ispirato di più in questo percorso. Allora, in cima ovviamente Mastercast, che è il primo pooper che ho iniziato a seguire. Poi Vomins, che fa YouTube Poop in inglese. Ha un certo stile, io vi consiglio caldamente di dare un'occhiata. E la medaglia di bronzo va a Fire Stewie, un altro pooper che mi ha ispirato nei miei primi anni, il cui però canale non è più reperibile. Tuttavia su YouTube si possono trovare i re-upload dei suoi video. Dategli un'occhiata che meritano. Quanti uomini pigna conosci? 0. E non conosco nessun uomo pigna, scusa. Conosco gli uomini albero, gli uomini cipolla, gli uomini pomodoro, ma gli uomini pigna proprio no. Madonna, quante domande! Vabbè, risponderò una per una. Sas o Sis? Ovviamente Sos. Quanti anni hai? 20 e ne compirò 21 a marzo. Quanto sei alto? Penso 1,69 m. Guardi gli anime? Sì, ogni tanto mi piace guardare qualche anime. Sì, mi sono visto pure Jojo e penso che sia il mio anime preferito dopo One Punch Man. Che versione di Vegas Pro usi? La 14.0. Videogiochi preferiti? Tra i miei videogiochi preferiti sicuramente rientrerà la saga di Skylanders, che ha proprio segnato la mia infanzia e anche adolescenza. Invisimals, che è un gioco che probabilmente a parte me conosceranno in 4 gatti. E ovviamente il caro e vecchio Minecraft. Che musica ascolti? Di solito mi piace ascoltare vari generi di musica, tra electro, swing, jazz, rock, metal, diciamo un po' di tutto. Eh sì, anche le host di film e videogiochi. Da quanti anni fai poop? Da almeno 6 anni. Stile di poop preferito? Nelle YouTube poop mi piace quando si stravolge totalmente il contesto della source originale. Questo comprende quindi anche il sentence mixing, editare dei pezzi in modo da costruire uno scenario. In sostanza, più si crea uno scenario, meglio è. Poi sì, non mi dispiacciono nemmeno i reverse e i protoni, però secondo me è meglio non abusarne. Sono come le scorregge. Se vuoi che facciano ridere, li devi mettere al momento giusto. E niente, questo è tutto. Come ho detto, non c'erano molte domande a cui rispondere. Vi ringrazio ancora una volta per questo traguardo di 5, ma un po' di più, iscritti. Nell'attesa che questo numero salirà, io spero di continuare a divertirvi con i miei video. Magari vi consiglio di iscrivervi anche ai miei profili social, che trovate nel mio linktree in descrizione. Niente, per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!